Questo programma è offerto da Ci siamo, buonasera a tutti quanti voi, un'altra puntata di Martedì Sport, numero 29 di questa stagione che ormai si avvia quasi alla fine. Altri campionati hanno terminato la propria stagione nell'ultima settimana, abbiamo anche altri verdetti, li vedremo naturalmente nel corso della trasmissione, finale di campionato che insomma si accende in qualche campionato, in modo particolare nella prima categoria, parleremo anche di questo. Abbiamo tanto da farvi vedere, tanti ospiti, un'altra serata davvero importante questa sera. Comincio subito con il presentarvi i miei, li chiamo così ormai, compagni di viaggio. Alle mie spalle c'è Dana Angelescu, buonasera a te. Buonasera. Dana. Buonasera. Massimo Sirignano. Buonasera. Stasera ti vedo un po' acciaccato. Scusate, raffreddato, proprio... anche Dana un po' raffreddata questa sera. Mette alla paesana Remo, sto proprio inguaiato stasera. Un po' inguaiato, vabbè, però Massimo è sempre carico. Vedete i nostri ospiti già... carichi anche loro. Dana, chi abbiamo qui con noi stasera? Alfonso Liguori, allenatore Newmassa. Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro Merola, attaccante Newmassa. Buonasera. Naturalmente ringrazio a tutti e due di essere qua. Parleremo di questa grande stagione del Newmassa, ma più in generale di questa grande stagione, di questo campionato di seconda categoria giornale che ci ha regolato davvero e ci sta regalando ancora tante emozioni. Abbiamo le squadre qua, le vallesi e un po' quelle che sono nel comprensorio di Vallo, che insomma hanno fatto davvero una stagione grande. Sì, hanno dato vita veramente a un campionato spettacolare. Per un campionato come la seconda categoria, quest'anno il livello è stato abbastanza alto, ma anche il livello dello spettacolo è stato combattuto fino alla fine e possiamo dire di esserci divertiti alla grande. Grandi derby anche, abbiamo vissuto uno proprio l'altra settimana, grandi attaccanti anche. Alessandro, per te la stagione è andata bene, diciamo, no? Si poteva fare di più. Si poteva fare di più. Si può fare sempre di più. Ne parleremo dopo, naturalmente. Abbiamo fatto una piccola variazione questa sera, nella prima parte parleremo prima dei play-out del campionato di promozione, poi parleremo della prima categoria Girone G e poi abbiamo messo in questa prima parte la seconda categoria Girone L, proprio perché abbiamo qua i nostri ospiti che ci faranno compagnia nella prima parte. Parleremo con noi appunto del campionato di seconda Girone L, dove c'è il Newmassa e il Pattano che ha vinto il campionato e tutte le altre squadre di cui parleremo. Poi nella seconda parte abbiamo con noi qua la San Maurese, vincitrice del campionato di terza categoria Girone E. Avremo con noi il presidente, naturalmente l'attaccante Pietro Volpe, il portiere Ianni e naturalmente il capitano Angelo Giordano. Quindi nella seconda parte restate con noi perché avremo tutti questi ospiti, ma partiamo subito con il nostro programma di questa sera. Prima voglio ricordarvi la diretta su Facebook, naturalmente siamo in diretta sul canale 668 del Digitale Terrestre, le repliche il giovedì alle 15 e il venerdì alle 21, naturalmente la nostra pagina su internet gvtelevision.it, insomma una trasmissione che potete vedere davvero dove volete, per approfondire anche per voi tutto ciò che riguarda i campionati dilettantistici dall'eccellenza fino alla terza categoria. Bene, partiamo subito con i play-out del campionato di promozione, vediamo quello che è successo. Buccino Volcei, Sassano 1-1. Real Pontecagnano, Vigor Castellabate 0-1.
I verdetti. Buccino Volcei e Vigor Castellabate restano in promozione. Sassano e Real Pontecagnano retrocedono in prima categoria. Bene, qui inizierei con una frase, Massimo, dell'allenatore della Vigor Castellabate Cianfrone. Ha detto testualmente: abbiamo centrato un traguardo che sembrava impossibile. E io direi che la Vigor Castellabate ha fatto davvero qualcosa di straordinario nelle ultime giornate di campionato. A un certo punto ha rischiato addirittura l'ultimo posto, diretta. Dunque la retrocessione diretta, ma con un finale di campionato, ripeto, davvero eccezionale, 3 vittorie nelle ultime 3 partite, ha chiuso alla terzultima posizione, è andato a giocarsi lo spareggio sul campo del Real Pontecagnano, un gol di Senese, quasi alla mezz'ora del secondo tempo, ha regalato questa grande soddisfazione alla Vigor Castellabate, la salvezza che, ripeto, a un certo punto, come ha riconosciuto lo stesso allenatore, sembrava davvero impossibile, Massimo. Allora, Remo, quando ci sono queste partite ti dispiace per una e sei contento per l'altra, però c'è da dire che si incontravano due squadre dove il Vigor Castellabate veniva, diciamo, da un periodo positivo, mentre invece il Real Pontecagnano era in una fase proprio calante. Onestamente sono contento per il Vigor Castellabate, per Gianfrone, perché comunque dopo il girone d'andata, con i rinforzi a questi che hanno fatto un gran giro di ritorno, anche se nelle ultime partite stavano mettendo in discussione tutto il lavoro fatto, però alla fine ce l'hanno fatta e sono contento per loro veramente. Real Pontecagnano che in 2 anni passa dall'eccellenza alla prima categoria, quindi 2 retrocessioni consecutive, ma Alfonso, una squadra questa della Vigor Castellabate sembrava davvero un campionato difficile, tante sconfitte, poi una ripresa a dicembre con l'innesto di qualche rinforzo e un grande finale di campionato, beh, importante soprattutto per la nostra zona avere ancora ulteriore realtà nel campionato di promozione. Sì, assolutamente. Hanno fatto, secondo me hanno messo benzina nelle ultime gare, cioè hanno fatto gruppo, si sono combattati e sono riusciti a ripagare gli sforzi fatti nella campagna di riparazione di gennaio e mettere quel valore aggiunto che evidentemente potevano mettere anche un po' prima in qualche partita dove hanno perso punti un po' banalmente, però hanno fatto gruppo e questo ha fatto sì che grazie alle 3 vittorie consecutive lo spareggio play-out li ha trovati in un momento di brillantezza anche penso da un punto di vista atletico che gli ha consentito di rimanere nella categoria. Anche questo perché, ripeto, il finale di campionato è stato in crescendo, quindi si sono trovati proprio in un momento di forma decisivo in quel momento, quindi sono riusciti quelli della Vigor a centrare questo grande traguardo. Naturalmente i complimenti vanno alla società, a tutti i calciatori per questa salvezza e che sia di buon auspicio per un campionato, quello prossimo, di vertice e non insomma difficile fino a un certo punto come lo è stato quest'anno. Mentre nell'altro spareggio play-out ha avuto la meglio il Buccino. Il Buccino che ha pareggiato in casa contro il Sassano dopo i tempi supplementari e dunque Buccino che resta in promozione, Sassano che retrocede in prima categoria. Qui è successo un po' tutto nel secondo tempo con il vantaggio del Buccino, poi il pareggio del Sassano, tempi supplementari in cui non c'è stata poi nessuna altra variazione e dunque Sassano che retrocede di nuovo dopo 2 anni di nuovo in prima categoria. Noi abbiamo le immagini dei gol in questa partita, voglio ringraziare Gerardo Lobosco e Nicola Senatore, vediamo quello che è successo sul campo di Buccino. Partita che vale un'intera stagione, ovvero quella di promozione, play-out, e che si gioca al Polinovia di Buccino tra il Buccino Volcei e il Sassano. Ora sembra che sia tutto pronto per questo inizio di partita. L'arbitro guarda il cronometro e in questo momento parte la gara. 16 minuti, 0-0. Il ritmo sicuramente è aumentato. Vediamo Serritella, Serritella, Serritella! E non sbaglia Serritella!
dopo 16 minuti e mezzo realizza la rete Seritella, che si è imbucato bene nella retroguardia e ha trafitto da non più di 7-8 metri l'incolpevole Astorino, che nulla ha potuto. Si è incuneato bene in mezzo ai due difensori Seritella e ha realizzato questa rete pesante del vantaggio per il Buccino. Vediamo questa buona iniziativa, entra in area, supera un paio di avversari e c'è un gran gol, un gran gol di Cirillo. Cirillo ha realizzato una grande rete al 33esimo, grande azione personale di Cirillo, che si è bevuto un paio di avversari e ha piazzato un interno sinistro che ha chiuso la sua corsa all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Marino, una rete per cercare quantomeno di allungare i tempi. E ora arriva il triplice fischio e arriva al 15esimo, il Buccino pareggia 1-1 e salva la categoria. Il Sassano sarà costretto a ripartire dalla prima categoria dopo due stagioni in promozione. Termina così l'avventura nel secondo campionato per il Sassano del presidente Ricciardone. Presidente Ricciardone, che naturalmente era molto amareggiato alla fine, ha detto che insomma non sa, Massimo, non sa se continuerà o meno. In questo momento non ha più voglia di impegnarsi a portare avanti questa squadra, però conoscendo un po'. C'è un grosso dispiacere per il Sassano e per il grande presidente Ricciardone, che saluto, mi dispiace tantissimo, però uno come lui al momento di rabbia ha detto queste parole, ma sono convinto che resterà e continuerà a fare quello che ha fatto sempre, perché lui ci mette tutta la passione, fa tanti sacrifici, il calcio per lui è tutto e quindi tornerà più forte di prima, secondo me. Quindi Ricciardone non si arrende per una retrocessione, tranquillo. Certo che una retrocessione così, Alfonso, deve essere davvero dura da digerire a fine campionato, dopo aver sperato poi. Però pareggiare poi, perché poi non ha nemmeno perso, è difficile poi da digerire. Alla fine retrocedere penso non sia mai bello. Hanno lottato, gli va dato merito, hanno lottato fino alla fine, facendo pure i tempi supplementari, però il regolamento è che in caso di pareggio passa la miglior piazzata e quindi purtroppo. Però diamo merito anche a questo Buccino, che ha passato anche dei momenti difficili già dall'inizio del campionato, poi la panchina affidata a Tudisco, poi Tudisco delle dimissioni, insomma ci sono stati un po' anche là già dall'inizio del campionato. Sì, ma alla fine sono giocate due squadre che hanno avuto veramente un campionato difficile, però una delle due doveva spuntarle, in questo caso proprio il fattore dei due risultati, la spuntata del Buccino, che comunque faccio i complimenti a loro, perché pure sono una squadra che fanno sacrifici, squadra di giovani, quindi complimenti a loro e dispiace tanto per il presidente Ricciardone. Un accenno per quanto riguarda il campionato di ancora promozione, diciamo che domenica prossima ci sarà lo spareggio, la finale dei playoff a Santa Maria di Castellabate tra Polisportiva Santa Maria e Giffonese. Poi invece per quanto riguarda l'eccellenza, il Sorrento che ha chiuso al secondo posto se la vedrà con la San Cateldese, squadra siciliana della provincia di Caltanissetta, andata a Sorrento il prossimo 15 maggio, poi ritorno in Sicilia a San Cataldo il 22 maggio. Naturalmente facciamo in bocca al lupo all'FC Sorrento, e invece tra Polisportiva Santa Maria e Giffonese, che vinca naturalmente il migliore. Hanno fatto un campionato, la Polisportiva Santa Maria, un grandissimo campionato, il Giffonese ha avuto questo finale con due vittorie, prima nell'ultimo campionato, nell'ultima partita a San Mango, e poi vincendo fuori casa il turno playoff proprio la settimana scorsa, ha guadagnato questa finale che si giocherà, ripeto, domenica prossima sul campo del Santa Maria di Castellabate. Noi a questo punto, Dana, abbiamo, come avete visto qua in primo piano, prodotti eccezionali di MD Supermercati. Guardate che come sono messi belli in mostra, Dana che andrà vicino per dare maggiore risalto a tutti questi prodotti. Vedete,
In primo piano i prodotti di MD Supermercati, che prossimamente sarà qui a Vallo della Lucania, quindi mi raccomando, prossima apertura MD Supermercati, vedete prodotti davvero eccezionali. Buona spesa con MD, da maggio anche a Vallo della Lucania. MD, il marchio che sta vicino alle famiglie. MD, nei suoi 1000 metri quadrati di esposizione, ti garantirà la qualità dei prodotti esclusivamente italiani a prezzi imbattibili, come la linea Bio, una linea di prodotti per una sana alimentazione nel rispetto della natura. Farina di grano tenero biologica. Penne rigate integrali biologiche, con grano 100% italiano. Fusilli integrali biologici, con grano 100% italiano. Passata di pomodoro biologica, pomodori 100% italiani. MD, da maggio anche a Vallo della Lucania, in Contrada Cognulo, zona industriale. Mi raccomando, dunque, prossima apertura qui a Vallo della Lucania del supermercato MD, quindi avete visto in primo piano quanti prodotti, non ci resta che andare al supermercato e assaggiarli, perché sono davvero di qualità. Bene, andiamo avanti con i nostri campionati, passiamo alla prima categoria, girone G, 28esima giornata, vediamo tutto quello che è successo nei risultati, la classifica e il prossimo turno. Herbio Alfanese 3-1, Roffrano Cicerale 2-0, Real Contursi Terme Campagna 1-2, Montessano Gregoriana 7-6, Certosa di Padula Marina di Camerota 1-0, Nova San Vito Sapri Pollese 0-1, Real Palomonte Procogliano 2-1, Santa Cecilia Pro Palinuro 5-0. La classifica: Santa Cecilia 69, Montessano 68, Campagna 60, Real Palomonte 59, Procogliano 49, Cicerale 48, Marina di Camerota 40, Roffrano 39, Gregoriana 37, Pro Palinuro 34, Certosa di Padula 32, Herion 28, Nova San Vito Sapri 24, Pollese Alfanese 20, Real Contursi Terme 5. Il prossimo turno: Alfanese Certosa di Padula, Herion Gregoriana, Pollese Montessano, Campagna Nova San Vito Sapri, Pro Palinuro Real Contursi Terme, Marina di Camerota Real Palomonte, Procogliano Roffrano, Cicerale Santa Cecilia. 180 minuti alla fine del campionato, si infiamma questo finale di campionato, Massimo, con queste due squadre che sono ancora distaccate di un punto, Santa Cecilia 69, Montesano 68, entrambe erano impegnate nel turno casalingo, Santa Cecilia che vince 5-0 contro il Pro Palinuro, e poi c'è questo risultato davvero incredibile, Massimo, 7-6 del Montesano sul Gregoriana. Io domenica sera ho visto il risultato, pensavo uno sbaglio, ho mandato un messaggio a mister Francesco Menzo della Gregoriana, che ha confermato che è così, 7-6, dai, sono quei risultati che non si vedono spesso, anzi direi davvero rarissimi sui risultati. Pensa, 12 gol realizzati nel secondo tempo, quindi primo tempo che si è chiuso 1-0, quindi è stato un secondo tempo davvero scoppiettante, e quindi c'è ancora questa lotta, dicevo, si infiamma, perché poi insomma dopo questa partita c'è stato un post, diciamo così, da parte della Santa Cecilia in merito proprio a questo risultato, poi
la risposta del Montesano è un po' dura nei confronti del Santa Cecilia, insomma, sostanzialmente mette in discussione un po', sai, la lealtà sportiva da parte della squadra prima in classifica. A sua volta poi il Santa Cecilia ha risposto con un altro comunicato, tutto verte su quei famosi benedetti ricorsi presentati a dicembre e ancora non si sa l'esito di questi ricorsi. Allora, io al di là della lealtà che dicevo, io dico una cosa: questo è un campionato bellissimo e fino alla fine sarà veramente tutto da vedere, perché comunque c'è una differenza di un punto, sia, cioè, in sostanza il Montesano dice il Santa Cecilia non perde occasione per sollecitare questo famoso ricorso, ma sicuramente io non voglio quindi lo accusa di allora non voglio poca entrare non voglio entrare nei particolari, diciamo, voglio così solo dire una cosa, che un ricorso fatto a dicembre già si doveva sapere, perché comunque loro sanno che c'è questo ricorso, comunque non hanno la sicurezza e quindi hanno un po' di paura pure, perché comunque il Montesano non sta mollando, è dall'inizio del campionato che il Montesano sta sempre là. Quindi, giustamente, se è stato fatto il ricorso a dicembre, siamo a maggio, fra poco finisce il campionato, ancora non si sa l'esito di questo, ed è giusto. Io invece voglio parlare di calcio. Uno, è un campionato bellissimo, che si giocano il primo posto, due squadre differenti di un punto, per il terzo e il quarto posto la stessa cosa, differenti di un punto, perché l'altro playoff non si farà perché la differenza di punti è enorme. Quindi il fatto della lealtà, allora, chi gioca a calcio sa che le partite possono finire in qualsiasi risultato, gli episodi possono cambiare le partite pure in due minuti. Quindi io vedo sempre il calcio per come va visto, il campo è quello che decide. Boh, che uno viene a dire, ma quella partita, allora nel campo, cioè nelle partite, nei campionati ci può stare qualcosa che uno non dà il 100%, perché sono pure le motivazioni a volte che ti portano a questo. Però secondo me alla base di tutto, quando uno scende in campo, gioca prima di tutto per fare una bella figura. Nessuno va in campo per fare brutte figure, quindi tutti i risultati che vengono per me sono risultati che vengono dal campo. Io, guarda, ti posso dare la mia opinione, di là poi dei comunicati da una parte o dall'altra. Il discorso è, ripeto, tutto gira intorno a questi ricorsi. Qui dopo vorrei anche l'intervento di Alfonso. Secondo me, paradossalmente, poi voglio dire un'altra cosa dopo. Cioè, la discussione di questi e i verdetti in merito a questi ricorsi, perché sono due ricorsi, uno del Santa Cecilia e l'altro, se non ricordo male, del Real Palomonte, è una garanzia prima di tutti del Montesano, perché il Montesano, sì, in questo momento, perché cosa sta giocando? Sta giocando per lottare per la prima posizione, si trova ad un punto, oppure si trova a 5 punti, nel caso in cui, a 4 punti, nel caso in cui i ricorsi vengono, sì, accettati. No, perché il Montesano perderebbe 4 punti. Perché il Santa Cecilia, il presidente dice, noi comunque siamo primi in classifica, vinciamo sul campo, quindi al di là di tutto quello, sì, che si può dire, e noi mettiamo in risalto il fatto che noi vogliamo, no, che esca un verdetto a favore nostro, che esca il verdetto. Ma è giusto, però, perché non per è possibile che a due giornate dalla fine ancora non si sa se quel famoso giocatore era squalificato oppure no. Apro una parentesi, cosa ci vuole per vedere se effettivamente era uno squalificato? Poi metti in conto un'altra cosa, che eventualmente ci può essere il controricorso di una, sì, delle due squadre, beh, alla commissione, un altro si chiama, sì, commissione disciplinare, adesso non si chiama corte, quindi il campionato si prolungherebbe per altri due mesi. Ma quindi è qualcosa di inaccettabile da parte della federazione. Ha fatto bene, secondo me, il Santa Cecilia e tante altre squadre a sollecitare perché venga discusso e riesca questo benedetto ricorso. Ma lo devono fare tutte le squadre, secondo me, tutte le società devono pretendere che ci sia più velocità. Ma non c'è bisogno del sollecito, qua quando si fa un ricorso ci sono essere i tempi giusti, i 15-20 giorni per valutarlo, non puoi stare 5. La stessa cosa volevo dire, apro una parentesi e la chiudo, il fatto della Serie D, hai capito che adesso con il ricorso del Leon Fortese un Agropoli salvo non sa se deve continuare ad allenare o no, perché c'è un ricorso.
Ma è possibile questo? Ogni settimana diciamo sempre le stesse cose. E poi loro pretendono sempre tutto dalle società. Pure perché loro come termini non traziggono. Sono fiscalissimi, loro sono fiscalissimi. Quindi, come ben sai Remo, pure per i ricorsi ci stanno dei tempi ben chiari, ben precisi a cui tutti si attengono. Non capisco per quale motivo in risposta loro possano avere tutto questo tempo a disposizione, perché poi non consentono né alle squadre di lavorare bene. E fanno Massimo passare questo brutto messaggio che sotto sotto ci potrebbe essere qualcosa di storto. Mentre noi che facciamo calcio vogliamo che questo messaggio non passi mai. Come dice Massimo, il campo deve essere il giudice supremo. Però ci stanno anche delle irregolarità e quindi utilizzando i ricorsi le società penso che abbiano anche il diritto di ricevere delle risposte in tempi normali. Ti ripeto, secondo me non biblici, ma la prima squadra che deve essere tutelata in questo Alfonso, garantita è proprio il Montesano, perché il Montesano deve sapere, ripeto, sta lottando deve capire bene per il campionato oppure in che situazione si trova, a quanti punti sta dal Santa Cecilia, a 1 oppure a 4? Cioè ma guarda, non si sa. Il Santa Cecilia andrà a giocare una partita decisiva domenica prossima a Cicerate, su un campo difficile. Una cosa andare lì con 4 punti di vantaggio. E quindi una cosa volevo dire. Secondo me, poi diranno loro del Santa Cecilia, ma noi comunque andiamo a vincere, quindi non c'è questo problema. Però ti condiziona sicuramente. Comunque però con 4 punti di vantaggio puoi anche gestire la partita. Io credo che qua tutte le società dovrebbero però volevo dire solo una cosa, onestamente, no, io mi voglio anche mettere nei panni della federazione, però ci sono ricorsi e ricorsi. Questo è un ricorso semplice da vedere. Se il giocatore ha preso la quarta ammonizione, non ci vuole chissà che cosa per vederlo, capito? Non sono quei famosi ricorsi, doppio tesseramenti, diciamo più complicato. Questo è un ricorso su una quarta ammonizione. Non penso che sia tanto difficile da vedere, non penso che ci vogliono 7 mesi per capire se quel giocatore l'ha squalificato o meno. Hai capito? Questo è il fatto, perché pure la società Montesano, secondo me lo sa, quel giocatore era squalificato, non mi voglio sbilanciare, però non è possibile che sono passati 5 mesi. Allora, questo ricorso è passato scappato, non lo so. Un'ultima cosa che voglio dire e chiudere su questo discorso. Io ti richiamo sempre, invito ad andare a leggere, per chi non l'ha letta, la delibera del giudice sportivo in merito alla partita Aversana-Temeraria. Perché c'è scritto qualcosa di gravissimo, che non so se è stato detto bene. Là c'è scritto che il controricorso del Real Versana non è mai arrivato alla commissione. Cioè, dagli uffici all'interno dello stesso non palazzo, risulta la presenza di questo. Non è mai arrivato alla commissione, il tavolo della commissione. Vuol dire che qualcuno l'ha tenuto fermo lì. Non facendo scadere i termini. C'è scritto sul comunicato che era anche diciamo si prendevano provvedimenti anche nei confronti dei dipendenti di chi doveva poi passare. Questo è un fatto grave, vuol dire che non vengono passate le carte. Ma per questo ti dico, anche questo succede, quindi insomma io posso solo dire una cosa, deve un po' cambiare secondo me qualcosa. Parliamo di calcio, c'è da dire solo una cosa, che al di là di vincere questo campionato, sono due squadre che veramente quest'anno hanno fatto grandi cose, sia il Santa Cecilia che il Montesano, che fare tutti questi punti in questo campionato non è semplice. Quindi faccio i complimenti a tutte e due le squadre, e anche al Campania, che nonostante tutto il Campania pure sta a 60 punti, veramente stanno facendo un campionato strepitoso. Quindi io domenica sono stato, come sai, lì a Battipaglia a vedere la partita, a riprendere la partita tra Santa Cecilia e Pro Palinuro. Abbiamo naturalmente i 5 gol che possiamo vedere insieme, 5 gol del Santa Cecilia, capolista, che passa in vantaggio al 13°, azione al limite dell'area del Pro Palinuro, tira Brozzesi, palla respinta, ci prova Genovese, ancora una respinta, poi di nuovo Brozzesi, stoppa di petto e tira a volo di sinistro e palla in rete, è l'11ª rete stagionale questa per Pierpaolo Brozzesi, che porta in vantaggio il Santa Cecilia con questo bel tiro a volo di sinistro al 13° del primo tempo.
34esimo c'è la rete del raddoppio, c'è Genovese che controlla la palla, effettua un gran tiro, grande risposta di Tancredi, poi sulla ribattuta il più lesto di tutti è Mara che mette a segno da pochi passi, ma naturalmente merito qua di Genovese con questo tiro che impegna severamente Tancredi, poi sulla respinta è facile per Simone Mara ribadire in rete, settimo gol per lui in questo campionato ed è il 2-0. Nel secondo tempo, dopo 8 minuti, il Santa Cecilia va ancora a rete, Genovese serve sulla destra Bevilacqua, tiro cross, palla a spiovere verso la porta di Tancredi che si infila nel set sul secondo palo e rivediamo anche questo bel gol di Alessandro Bevilacqua che effettua questo tiro cross, vedete lo spiovente, nulla da fare per Tancredi e dunque siamo sul 3-0. Due minuti dopo, giallo-blu ancora a segno, scatto centrale di Genovese che riceve palla in posizione regolare, arriva davanti a Tancredi, lo dribbla e deposita la palla in rete, porta completamente vuota. Armando Genovese, bomber del Santa Cecilia che mette la sua firma anche su questa partita, è il 4-0. Vedete lo scatto di Genovese che controlla, poi supera anche Tancredi e va a depositare la palla in rete. Al 23esimo la capolista rotonda ulteriormente il risultato, ancora un passaggio in profondità per Genovese che entra in area dalla destra e diagonale che batte ancora una volta Tancredi, la quinta volta, doppietta per Armando Genovese, 35esima rete stagionale per lui ed è il 5-0 finale del Santa Cecilia sul Pro Palinuro. E dicevo 180 minuti alla fine, Santa Cecilia che domenica andrà a Cicerale, sabato, domenica, poi vedremo come deciderà la federazione e poi ospiterà in casa il Procolliano Montesano che giocherà sul campo di Polla e poi chiuderà in casa contro il Campagna. Insomma vedremo come andrà questo finale di campionato nei primi posti della classifica, mentre per quanto riguarda i play-out, risultato più importante, questo è sorprendente secondo me, alla vittoria della Pollese allo Stadio Italia di Sapri, 1-0, una sconfitta questa pesante per la nuova Sabito Sapri che complica un po' la situazione per la squadra appunto della San Vito che vede allontanarsi la quintultima posizione occupata dalle Rayon che vince 2-1 contro l'Alfanese. Ancora una grande prestazione del Profrano che vince 2-0 contro il Cicerale e una vittoria importante è stata quella del Certosa di Padula 1-0 contro la Polisportiva Marina. Con questa vittoria il Certosa Padula si allontana quasi in modo definitivo dalla zona play-out. Abbiamo le immagini anche di questa partita, ringraziamo come sempre Gianfranco Cataldo, il nostro corrispondente appunto da Padula, vediamo insieme le immagini. Tutto pronto per l'inizio di questo match che sarà diretto dal signor Nicola Monaco della sezione di Sala Consilina e il via arriva proprio in questo momento, quindi poi il pallone all'improvviso verso Osman all'interno dell'area, il cross, attenzione, la traversa, salva la porta del Polisportiva Marina. E c'è un fallo di mano all'interno dell'area di rigore della Polisportiva Marina. Parte Polito e c'è lo sbaglio, l'errore di Antonio Polito, arretra Francesco Dede come posizione, attenzione a questa conclusione da parte del numero 8 Danilo Del Duca, pallone ceduto a Gaetano Danzè, il lungo lancio verso Giovanni Polito, attenzione al pallonetto e la risposta di Cappuccio, ma si prosegue ancora, è il tentativo di Giovanni Polito, ma seguiamo con attenzione questo secondo tempo e questo calcio d'angolo, attenzione e c'è la rete, arriva la rete per il Padula e arriva il gol per il Padula con Antonio Polito che riesce a far carambolare la palla in rete dal calcio d'angolo. Oggi prima della partita un evento importante, la consegna del defibrillatore, abbiamo avuto modo di sentire la voce di Americo Sarli e di Antonio Astorino. Sì, questo è un gesto che i ragazzi se lo sono sentiti dal profondo del cuore di fare questo gesto, appunto di raccogliere, di fare in modo che il ricordo di Michele non venga meno e comunque in tutti noi non viene meno e questo è un gesto che ancora di più vuole
ricordare, vuole essere un inno alla vita, grazie a Michele, un amico che ci ha lasciato e che non dimenticheremo mai, sarà sempre un nostro sostenitore in qualunque posto lui si trovi adesso. Passiamo alla partita. Sì, oggi era fondamentale vincere per noi perché le nostre concorrenti dirette per la salvezza, cioè le squadre che stanno dietro di noi, presumibilmente oggi avranno vinto, ancora non conosciamo i risultati, però possiamo presumere che abbiano vinto. Quindi per noi era fondamentale vincere questa partita, portare i 3 punti a casa e mantenere distacchi invariati prima delle ultime 2 partite, che comunque saranno 2 scontri diretti, e noi punteremo a non perderli per fare in modo di non entrare nella griglia play-out. Una partita molto, prima di tutto, amichevole perché sono tutti amici, è stata una bella partita, tranquilla, occasioni, rigore sbagliato, vabbè, cose che possono succedere. Allora, stavamo discutendo, Massimo, insomma, volevi fare un appendice, l'ultima. No, prima si è parlato solo di ricorsi, del fatto della partita tra Montesano e Coco. Io comunque vorrei fare i complimenti a Troiano, perché fare 6 gol in una partita non è da tutti, quindi con questi 6 gol è arrivato a quota 45. 45 gol in un campionato di prima categoria, Remo, sono tantissimi, quindi complimenti di nuovo al Bomber Troiano. Bene, chiudiamo qui la prima, passiamo in seconda categoria, Gionelle, dove c'è il New Massa dei nostri amici che sono qui in studio. Vediamo i risultati, la classifica e i verdetti, perché si è giocata l'ultima giornata di campionato domenica scorsa. Pro Atena, Atletico Pisciotta 3-0. Sant'Arsenio, Elea Virtus 0-3. Novi Veglia, Felitto 3-0. Sassano Paciello, Gioi 3-0. New Massa, Magorno 8-0. Laurino, Battano 1-3. Riposa, Capitello. La classifica. Battano 55. Pro Atena, New Massa 50. Novi Veglia 49. Atletico Pisciotta 44. Elea Virtus 36, Sassano Paciello 34, Felitto 28, Gioi 27, Capitello 23, Laurino 20, Magorno 3, Sant'Arsenio 0. I verdetti finali. Battano promosso in prima categoria. Accoppiamenti playoff. Pro Atena, Atletico Pisciotta. New Massa, Novi Veglia. Sant'Arsenio, retrocesso in terza categoria. Bene, New Massa, Novi Veglia. Insomma, già si preannuncia un grande derby. Intanto, vedi, parlavamo di ricorsi, proprio in settimana è uscito questo verdetto per quanto riguarda, sì, il Pro Atena. Ha avuto vinto la vittoria per la partita contro il Sassano, e quindi il Pro Atena, che è arrivato a quota 50, che è secondo perché è in vantaggio negli scontri diretti. Perché all'andata perdemmo 3-0 contro il Pro Atena e al ritorno vincemmo solo 2-0. Quindi per un gol la differenza rete vi condanna, tra virgolette, al terzo posto. Questo non toglie questo grandissimo campionato che hai fatto tu insieme ai ragazzi, una neopromossa, primo anno in questa categoria. Beh, c'è da essere davvero soddisfatti. Sì, sono molto soddisfatto del campionato, dei ragazzi, di come è andata tutta questa stagione. È stata una stagione di crescita. Come primo anno di seconda categoria, inizialmente non pensavamo di lottare fino alla penultima giornata per la vittoria del campionato. Non ci siamo trovati spiazzati, pure perché il metodo di lavoro è stato consolidato nel tempo, e i ragazzi che stanno con me sanno bene come vivere il gruppo e come vivere la squadra, quindi è stato, come ti dicevo Remo, un campionato in crescendo che ci ha portato ad avere questa bella soddisfazione di entrare per il primo anno di seconda categoria e entrare nella fase finale dei playoff. E naturalmente il merito va a tutti quanti, i giocatori, ma al presidente, chi ha segnato anche di più. Dobbiamo dare merito, anche se poco fa hai detto, prima della trasmissione, hai segnato poco. 12 gol in 15 partite, credo che sia un buon bottino, no?
Sì, come un bottino, però il mister pretende sempre di più, anche io pretendo sempre di più, perché giustamente si può fare. E fa bene. Ma poi il merito è anche dei compagni, si segna così, soprattutto del capitano Gaetano Scelza, che è un ottimo giocatore. Sforna assist, tutte le partite. E tu hai finalizzato, hai finalizzato. Ecco, diceva il mister, un gruppo, un bel gruppo, insomma, vi ha tenuto bene insieme, amalgamato bene. Un gruppo, un bel ambiente, ma già a partire dal mister, dalla società, dai giocatori, ma anche dai tifosi, che ogni settimana vengono sul campo e ci sostengono sempre. Ecco, abbiamo parlato tante volte di questa squadra, tante occasioni è stato qua con noi anche altre volte, ma da più parti, insomma, hanno sempre detto che il New Massa è stata tra quelle squadre che hanno giocato un bel calcio nel girone, in questo girone. E tu hai detto già che hai un gruppo di giocatori, ma hai un gruppo di giocatori che ti porti un po' da anni con te, quindi sì, già giustamente sanno quello che... Ho la fortuna di stare con dei ragazzi che ho avuto anche qualche anno fa quando mi occupavo di settore giovanile, quindi loro, specialmente nei settori giovanili, dove la prima cosa che cerchi di trasmettergli sono i valori, loro sanno bene cosa pretendo in una squadra. Sanno che per me viene prima di tutto il gruppo, vengono prima di tutto determinati valori e successivamente mettiamo in risalto le doti tecniche che non sono secondarie nella mia squadra. Proprio per questo, partendo da una buona base di spogliatoio, grazie anche alle dote tecniche di tutti i ragazzi riusciamo a divertirci giocando a calcio. Alessandro, abbiamo detto tu il tuo contributo che è stato davvero importante, però oltre a te ecco, vedo Sant'Angelo 8 gol, Scelza 7 gol, Leo 4 e via via tanti altri che hanno segnato. Ecco, tanti di voi che avete realizzato tanti gol, ecco, questo proprio avvalora quello che stavamo dicendo prima, sì. Il gioco che dà la possibilità a tutti di andare a rete. Secondo me facciamo un buon calcio, soprattutto grazie al mister, poi comunque i risultati si vedono, come hai detto Raffaele, Sant'Angelo ha fatto 9 gol. 9? Precisiamo. Perché diamo merito a Sant'Angelo, non togliamo... No, comunque giochiamo bene, poi si vede, segniamo tutti quanti, più o meno siamo andati tutti in gol, se non sbaglio, forse solo 2-3 calciatori non hanno segnato. I numeri di questo New Master, 50 punti in 24 partite, 15 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, insomma, per una neopromossa. Sì, non ci possiamo lamentare. Non è niente male. Si poteva fare un po' meglio, però è giusto così. Vi trovate il secondo anno, l'anno scorso in questo periodo eravate nei play-off di terza categoria, adesso nei play-off di seconda. Beh, avete fatto davvero un grande passo in avanti. Sì, credo che ti ringrazio Remo per i complimenti, ma credo che alla fine sempre il lavoro paga sempre. Noi siamo una squadra di seconda categoria, non siamo dei professionisti, ognuno ha il proprio lavoro, i problemi di famiglia, i problemi amorosi, abbiamo una squadra che va, c'è un'età che varia molto, dai 16 anni ai 40 anni, quindi cerchiamo in quel poco di tempo che stiamo insieme di fare le cose fatte bene. Cerco ragazzi che seguano alla lettera queste piccole regole, questi piccoli dettami, e i risultati alla fine penso che mi diano ragione. Tra poco ci saranno i playoff, abbiamo già detto, contro il Noivedia, insomma i playoff sono quelle partite in cui davvero può succedere di tutto, sì, vanno al di là di quello che poi è stato il campionato. Ma una cosa è certa, che in questo nel comune di Vallo delle Lucania, in più nel comprensorio di Vallo delle Lucania, noi naturalmente facciamo gli auguri in bocca al lupo alla Gelbison che mantenga la categoria. Abbiamo il Pattano, Cannalonga in promozione, il Pattano che ha già raggiunto la prima categoria, e la possibilità appunto che una delle due tra New Massa e Noivedia raggiunga la prima categoria, quindi due squadre in prima e poi promozione
e speriamo, ripeto, speriamo serie D. Alla serie D. Ecco, vuol dire che in questo territorio ci sono grandi potenzialità, quindi si riesce a fare bene, bene il calcio. I risultati calcistici di questi ultimi periodi stanno dicendo questo, ci stanno gruppi di ragazzi che fortunatamente riescono a condividere questi momenti di socialità legati al calcio e lo fanno nel migliore dei modi. Sarà un caso però, diciamo, nel comprensorio di Vallo ultimamente le cose stanno andando abbastanza bene. Stanno andando bene anche perché, ripeto, ci sono grandi potenzialità, abbiamo qua un valido rappresentante. Ma anche le altre squadre sono altre squadre che hanno calciatori fortissimi. Che hanno calciatori fortissimi, davvero hanno fatto un grande campionato in questo girone, davvero almeno sei squadre, io ho sempre detto che almeno sei squadre, tra cui diciamo le tre qua di Vallo e due di Vallo, del Comune di Vallo più il Novivedia, insomma hanno organico di categoria superiore. Di solito nello stesso comune c'è sempre un po' di rivalità, però devo dire una cosa, che quello che ho avvertito e lo voglio sottolineare è che qui c'è stato più volte pure Michele Tortoretti, facciamo ancora i complimenti a lui per complimenti per la vittoria, a Mr. Tortoretti, ai ragazzi del Pattano, al presidente che ha sempre elogiato il lavoro fatto da te con questa squadra. E te ne accorgi quando sono i complimenti fatti di facciata oppure fatti davvero con il cuore? Ecco, quelli di Michele Tortoretti hanno fatto davvero con una persona effettivamente che sentiva di farlo. Ecco, c'è questo, diciamo, tra voi, sì, questa stima, l'amicizia di solito, che ci lega. Di solito nello stesso comune ci può essere un po' di rivalità, invece no, c'è questa grande stima. Ho pure io grande stima di Mr. Tortoretti, a parte l'amicizia, come vi stavo dicendo, che ci lega, anche lui è stato in grado di amalgamare un gruppo, anzi, Michele l'anno scorso ha passato una stagione un po' dura, ha stretto i denti e si è salvato in prima categoria e ha fatto vedere i suoi ragazzi che con la serietà e l'impegno non erano secondi a nessuno e quest'anno l'hanno dimostrato. Infatti io mi trovo d'accordo su tante cose con Mr. Tortoretti, in particolar modo nel modo di gestire il gruppo. Gli rinnovo i complimenti, gliel'ho fatti, sono stato uno dei primi a farglieli a mio malgrado a Pattano nel derby della settimana scorsa. Complimenti sentitissimi e come dico sempre con Michele, alla fine il lavoro paga e con Michele quest'anno ha pagato il bene. Il lavoro fatto bene paga sempre. Alessandro, io non voglio rubare le domande a Massimo. Massimo, vuoi fare la domanda tua? No, io volevo fare la domanda a Alfonso, no Alessandro? E allora la faccio prima io da Alessandro. Okay. Allora, 12 gol in 15 mesi, quindi secondo me è stata una media davvero ottima da parte tua. Beh, il gol che è stato quello più importante, secondo te, più bello, più che ti ha dato più soddisfazione quest'anno, dei 13 anzi, uno l'hai realizzato in Coppa. Sì, su punizione, è quello che mi è piaciuto di più. A Scia avete pareggiato? Scia abbiamo pareggiato 1-1. Un'altra squadra interessante. Sì, un'altra bella squadra anche a Scia. Quindi lì è stato secondo te il gol più bello che hai realizzato. Ma tu di solito, negli altri campionati a che numero sei arrivato? Come Sono stato 2 anni che ho avuto problemi e non mi trovo bene. Quindi diciamo questa è la stagione migliore per te come realizzazioni o ne hai fatte di più? No. Pure di più, però sono stati questi ultimi 2 anni che non volevo neanche giocare sinceramente, poi parlando con il mister mi ha convinto. È stato lui che, infatti mi ricordo l'altra volta, l'ha spiegato bene, è stato lui che ti ha convinto. È stato un buon motivatore Alfonso, lo fa con tutti. Io volevo dire Alfonso, visto che negli scontri diretti il Newmaster non è stato da meno al Pattano, perché se vai a vedere hanno vinto in casa e pareggiato fuori, cosa è mancata a voi per non vincere il campionato? Allora, giustamente, principalmente ci sono mancati 5 punti. Questi 5 punti penso che più che nell'ultimo periodo siano da addebitare alle prime giornate. Però ci sono state delle sconfitte
che erano inevitabili per fare questo tipo di percorso, perché quello che gli dico spesso ai miei ragazzi: per vincere bisogna anche saper perdere, non per forza si deve perdere, però Massimo devi pure saper perdere, perché di fronte a una squadra sempre vincente le difficoltà non sorgono mai, quindi il cammino è sempre liscio, mentre nelle difficoltà il gruppo capisce che deve dare di più e cresce. Quindi penso che i punti persi siano stati nel girone di andata, però ci sono serviti nelle prime per sette crescere. Partite, guarda, io ho un appunto, sette partite, nelle prime sette giornate, due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, ecco, bastava qualche punto in più in quelle prime giornate, però era anche una questione di ambientamento, la squadra sono stati dei passaggi necessari, Remo. Ciò non toglie insomma al grande campionato che avete fatto e poi questo grande recupero che avete fatto. Che dimentico, guadagnando anche la prima posizione per qualche settimana, quindi siamo stati pure primi. No, mi dimentico poi di salutare Flavio che saluta Alfonso, saluta te, ciao, saluta Dan e saluta Alessandro. E poi già arrivano saluti per Angelo Giordano comunque. Quindi già prima che vieni in diretta, complimenti alla saluti. Samorese e Angelo Giordano Samorese che fra poco sarà qui per i record consecutivi, e già arriva di la seconda parte. Alessandro, abbiamo già detto, questo è un campionato secondo me tra rispetto agli altri gironi dove c'erano diverse squadre con grosse potenzialità, abbiamo detto dell'Alea, ma dall'Alea Virtus fino al Pattano, passando poi per l'Atletico Pisciotta, Noiveria, il New Mass, appunto il Proatena. Ecco, secondo te, hai giocato contro tutte queste squadre, ha vinto quella che diciamo è più forte, o secondo te come organico, come gioco, parte il New Mass, qualche altro ti ha impressionato di più? Vabbè, alla fine se il Pattano è lì sopra sicuramente l'avrà meritato, però comunque come noi il Proatena, il Pisciotta non sono da meno. Però comunque se lì sopra il Pattano ha meritato di vincere. Quindi ha espresso anche il miglior gioco, secondo me. Ha avuto una non difesa. Non lo so perché tutte le partite non le ho viste, però ha avuto una difesa. Ha subito 9 reti, ma la difesa comunque lì è stata una forza. Scherziamo, assolutamente. Però, è la loro forza. Però insomma, ripeto, qua tante altre squadre avevano davvero una seconda categoria, un girone di alto livello. Di alto livello, veramente. Nell'ultima partita, questa vittoria scontata sul Magorno, io voglio dire subito sul Magorno che si è presentato a giocare l'ultima partita, onore, ha perso una partita persa a tavolino a Gioi perché arrivarono in ritardo e l'arbitro non li fece scendere in campo. Questo secondo me è stato qualcosa di... Loro sono 25 anni consecutivi che sono arrivati a Gioi, non sapevano dove si giocava Gioi, sono arrivati in ritardo e l'arbitro non li ha fatti giocare. Però è stata l'unica partita che diciamo hanno rinunciato. Però si sono presentati fino all'ultimo, avete vinto facilmente 8-0, quindi non avete avuto grossi problemi. Non ci sono state grandi difficoltà contro il Magorno, però gli ho fatti i complimenti e gli ho detto che sono una squadra ammirevole, perché loro mi raccontavano che sono 25 anni consecutivi che fanno il campionato, raramente conseguono punti e onorano i campionati dalla prima all'ultima giornata, e quindi penso che incarnino al meglio lo spirito di questi campionati. Questo è vero. Proiettiamoci un po' su questa gara contro la gara col Novi. Sarà una gara bellissima contro gli amici di Novi. Avremo la fortuna di giocarla in casa. È l'unica squadra che ci ha battuto in entrambe le gare. Quindi dovremo dare il 150% per spuntarla, pure perché loro sono uno squadrone, quindi avremo il massimo rispetto degli avversari. Anche perché, ripeto, queste partite poi vanno al di là di quello che è successo nel campionato. Sì, perché sono delle partite secche. Sono partite secche, partite a sé. Poi, un episodio potrebbe decidere. Comunque c'è questo vantaggio della squadra che gioca in casa, dei due risultati. Però, come abbiamo visto... Non sempre la squadra di casa passa. Noi ce la metteremo passa, tutta. Però, insomma, assolutamente ce la metteremo tutta. Di come andrà a finire, io già ho detto prima che comunque qua tra Vallo, Noviveria, insomma, è stata una
una grande stagione, derby come quello che avete giocato. Ma poi qui dei derby correttissimi, io ci tengo a sottolineare questa cosa, negli incroci che ci sono stati, stiamo parlando delle squadre più vicine, tra noi Pattano e Novi, sono state delle partite bellissime, ma principalmente all'insegna del fair play, del vero fair play, perché le gare sono state dure in campo. Però Remo sono state partite proprio all'insegna dell'amicizia. Poi è chiaro che finita la partita. Finita la partita, ma quello deve essere lo spirito dei nostri campionati. Tutto, finita la gara, uno è più amico di prima, anzi, uno condivide anche dei momenti belli come sono questi momenti di calcio, perché sono dei momenti ricreativi, associativi, belli, e si devono vivere nel migliore dei modi. E fino adesso, e sicuramente sarà così anche nella fase finale dei playoff, l'andamento del campionato sarà questo. Alessandro, vi state già preparando per questa partita? Gli allenamenti, naturalmente di sera vi allenate, sì, il campo sì, di sì, massa. Insomma, parlate già tra di voi di questa partita, la concentrazione c'è già oppure ancora è presto? Insomma? No, sicuramente già siamo mentalizzati su quella partita, poi quando verrà che vinca il migliore, speriamo noi. Dovremmo dimostrarlo di essere. dobbiamo dimostrarlo sicuramente. Speriamo che vinciamo noi. Massimo, non in bocca al lupo al no. Come la vedi tu? Ma io la vedo che, diciamo, le partite dei playoff è tutta un'altra storia. E il caldo, la concentrazione, perché comunque viene in un periodo dove, diciamo, non c'è quella condizione atletica di inizio, come lo dice, è tutto un down a lot, secondo me. E poi saranno gli episodi a deciderla, e quindi si incontrano due squadre. Io voglio bene a tutti, voglio bene al Fonte perché è una persona che lo stimo per il lavoro che fa, perché non lo dico perché sta qui con noi, perché Alfonso lo conosco da tanto tempo, è una persona che veramente crede in quello che fa, e quando dice il lavoro paga è così, perché lui lavora veramente, a differenza forse mia che sono più uno che mi piace lasciare le cose come vengono, invece Alfonso guarda tutti i dettagli come mister Tortorelli. Per questo sono molto contento che il Pattano ha vinto il campionato, perché mister Tortorelli, come diceva Alfonso prima, so io quello che ha passato gli anni indietro con il Cardi, tanti sacrifici, tante sofferenze, ogni fine partita stavamo sempre a piangerci addosso su tutto quello che succedeva per colpa pure di Alessandro e tante altre, non è che perché è così, perché come dice Alfonso, allora ci sono delle regole, poche regole vanno rispettate. Allora, se tu fai parte di un gruppo devi rispettare le regole, altrimenti è meglio che non ci stai. Quindi sono una persona che lavora tanto, mi fa piacere e spero che possa vincere questi playoff, però nello stesso tempo pure il Novi Vela sono ragazzi, bravi ragazzi che comunque fanno tante, e come si dice, in bocca al lupo in entrambi, e alla fine è sempre il campo che deciderà. Vogliamo anche fare i complimenti a questo Novi Vela, perché ha lottato fino a poche giornate dalla fine per il primo posto, ma ha fatto un grandissimo campionato, ha grandi giocatori, e quindi complimenti ai ragazzi di Novi Vela, alla società. Si conferma ogni anno sempre, e si conferma ancora una volta, ancora una volta quest'anno ai playoff. Quindi complimenti a loro, come faccio i complimenti anche al Pisciotta, che si è qualificato per i playoff. Avrà una gara naturalmente non facile ad Atena Lucano, dove ha perso 3-0 nell'ultimo turno di campionato, quindi ritornerà ad Atena il Pisciotta a giocarsi il turno playoff. Beh, come dico sempre, vinca il migliore, vinca lo sport in queste partite di seconda, di terza categoria, in questi derby che richiamano davvero tante persone. Io già immagino Pattano, lì a massa il Murrer pienissimo, ma sicuramente sarà pienissimo il Nino Maiese col derby col Novi, pure perché essendoci amicizia tra di noi, pure perché viviamo a 200 metri di distanza, saremo felici di accogliere tutti i ragazzi di Novi. Massa, per chi ci segue da un po' più lontano, non so la distanza, ma saranno 2 chilometri, forse 2-3 sì, chilometri di distanza, quindi insomma sarà sicuramente una giornata. Sarà sicuramente una bella giornata di calcio. Una bella giornata di calcio, e che vinca naturalmente il migliore, in bocca al lupo, e ancora complimenti per questo grande campionato che ha fatto il New Massa di mister grazie, Alfonso Rino. Liguri, e complimenti anche al nostro Bomber. Grazie. Lo prossimo giocherà di più e segnerà anche di più.
Dipende da lui, dipende da quanta costanza mette negli allenamenti, in partita. Massimo lo conosce bene. Lui, tu prima mi hai sentito lamentarmi un po' dei 12 gol, ma cioè, è così. Io lo mi devo lamentare perché, ti posso dire una cosa, perché è riduttivo per un ragazzo come Alessandro fare 12 gol. Non stai parlando di gol, ti posso dire quando hai sentito i marcatori, al di là che io ho visto tante partite del Mazza, e Gaetano è uno che, di quelli che ci mette sempre tutto e fa sempre, però pure da Gaetano mi aspettavo qualche gol in più. Gaetano più che altro nell'ultimo periodo sta avendo sta funzione di assist man, pure perché la domenica è sempre bersagliato dagli avversari, è sempre controllato da più di un giocatore, e lui in quella circostanza trova più facilità nel perché libera poi i compagni, trova più facilità nel servirli a rete. E poi posso dire pure una cosa, quest'anno forse Scienza ha raggiunto un record incredibile, in tutto il campionato ha preso più di 20 pali, Massimo, è qualcosa di incredibile, 20 pali. Ti do giusto 30 secondi per questa tua iniziativa che stai portando avanti. Con la Cilento Sportivens in collaborazione con l'SD Nomassa e la Polisportiva Gelbison, e l'SD Gelbison con il patrocinio del parco e del comune di Vallo della Lucania, realizzeremo da metà giugno fino a fine giugno la Coppa del Cilento, che è una coppa di calcio riservata esclusivamente a calciatori cilentani. Abbiamo invitato tutte le SD del Cilento, abbiamo avuto un'ottima risposta, probabilmente parteciperanno tra le 10 e le 16 squadre a questo torneo, che avrà luogo a Vallo della Lucania, sul campo Murra. Sarà un torneo federale, quindi con il patrocinio anche della FIGC. Ogni squadra avrà l'obbligo di inserire nella propria rosa, nella propria formazione che scenderà in campo, due under. Questo per dare pure la possibilità al territorio di conoscere questi giovani ragazzi che non sempre fanno parte delle SD. E oltre allo scopo prettamente calcistico, ci prefiggiamo di conseguire anche uno scopo sociale, Remo, uno scopo di aggregazione, vedi, parlo spesso di aggregazione di valori, proprio questo cercheremo di fare durante questa coppa, ed ogni squadra avrà la possibilità di promuovere il proprio territorio tramite le eccellenze che quel territorio offre o le manifestazioni che durante il periodo estivo il nostro Cilento, diciamo, sappiamo che è ricco di queste manifestazioni. Bene, una grande iniziativa, quindi ancora complimenti anche per questo ad Alfonso Liguori. Noi, prima di chiudere questa prima parte, dobbiamo di nuovo presentare, Dana, i nostri prodotti di MD Supermercati. Ricordo che MD Supermercati tra poco sarà qui a Vallo della Lucania, prossima apertura. Intanto noi vi mostriamo, vedete, i prodotti di MD Supermercati. Buona spesa con MD. Da maggio anche a Vallo della Lucania. MD, il marchio che sta vicino alle famiglie. MD, nei suoi 1000 metri quadrati di esposizione, ti garantirà la qualità dei prodotti esclusivamente italiani a prezzi imbattibili. Vivi il gusto con leggerezza, con Vivi Meglio, una linea di prodotti firmati MD per portare il benessere sulla tua tavola. Soia Riso, una bevanda a base di riso e soia 100% vegetale. Fette biscottate ai 5 cereali, riso, orzo, avena, segale, farro. Penne al mais e riso, senza glutine. Farina di farro. Tisana purezza a base di menta peperita, ortica, radici di liquirizia. Tisana in linea a base di ortica, foglie di mora e di arancio e tarassaco. MD, da maggio, anche a Vallo della Lucania, in contrada Cognulo, zona industriale. MD Supermercati, quindi qui a Vallo, a prossima apertura, avete visto quanti prodotti, quindi mi raccomando, vi invito
a questa prossima apertura di MD Supermercati a Vallo della Lucania. Bene, Massimo, giusto 10 secondi. 10 secondi per salutare Matteo da Castel San Giorgio che ci segue sempre, ci fa i complimenti e dice che venerdì festeggeranno la salvezza in eccellenza. La salvezza. Complimenti, saluto Matteo. Complimenti al Castel San Giorgio, un'altra squadra che ha raggiunto la salvezza nei play-out. Turno play-out. Grazie ad Alfonso Liguri. Grazie a te Remo, complimenti per quello che fai per il calcio locale, dai voce a chi altrimenti voce non avrebbe, cioè parli dei nostri campionati che a noi appassionano tanto, che ci uniscono e riesci a trasmettere questa passione che mettiamo tutti quanti, ti fai portavoce di questo, per quello ti ringrazio. Sono e ti faccio sempre complimenti. Sono campionati che meritano proprio perché c'è tanta passione e tanto impegno da parte di tutti quanti. E voi, grazie ad Alessandro Merola. Grazie, grazie per l'ospitalità e volevo fare un saluto a mio padre e a Mati e Giusi della Palestra. Bene, grazie ai nostri ospiti. Noi chiudiamo qui la prima parte. Seconda parte, parleremo della seconda, ancora dell'altro girone e della terza categoria con la San Maurese. Diamo la linea alla pubblicità, pochi minuti e saremo di nuovo qui in diretta.